this is basically this like older woman. She's probably like 50 or 60 years old, and she's like a detective, and she's been assigned to this case. People are dying, people are being murdered. She has to figure out the mystery, but then also to add to it, to make it even more spicy, Miss Girl is dealing with Alzheimer's or dementia, and it's horribly sad, but then also so fucking cool. Like, she's such a badass, I'm telling you. So I read this, and at the end of the vlog, and technically I haven't finished this yet, and everything else like that. What I think I'm gonna start reading is actually this book, which I'm reading for my Patreon, which, by the way, if you wanna join my Patreon, you totally can, because also in the Patreon, I'm setting up a readathon, preparing for a readathon that I'm gonna do specifically on my Patreon. It's gonna be this Spooky Smart Bitch Light readathon. It's gonna be like really skinny and like no calories whatsoever, or carbs even. It's just like a little diet, Spooky Smart Bitch. That's gonna be going on at the end of April. So I'm gonna join the Patreon to be part of the readathon, where we're gonna do a shit ton of reading sprints. I'm gonna ask a few booktubers to join. I might also ask the patrons themselves to join the reading sprints. I don't know. It's gonna be crazy, it's gonna be fun. I've already created like the prompts and the promo material, and literally it's all stunning. I can't wait. Excuse my cat, he's on his crinkly bed, which he loves. I'm also really like making me anxious, so I'm glad that that's over. And as well with the moving company, like I'm glad that that's all set up. I have the day. Ciao a tutti, benvenuti su Paperless Prinxo, io sono Martina e in questo vlog vi porto con noi di nuovo in un weekend, perché oggi è venerdì. Oggi sono andata dall'oculista, infatti se mi vedete le pupille, ora non credo che in video si vedano, ma se mi vedete le pupille super dilatate è perché appunto ho le goccioline dell'oculista. Però oltre all'oculista sono stata da Lidl. Vi voglio far vedere delle cosine che ho comprato che sono buonissime, soprattutto i biscotti, io amo quei biscotti, e sono vegan. Quindi appunto pensavo nei miei video di cercare di mettere il più possibile anche questi, magari queste cose sfiziose vegan, così vi do qualche spunto se appunto qualcuno di voi è interessato a iniziare un'alimentazione vegetale. Giro la videocamera perché vi mostro direttamente tutto dal tavolo. Allora, questi sono i biscotti più buoni dell'universo. Ho preso per Franci questi qui alla arancia e gocce di cioccolato. Questi sono i miei preferiti, infatti. Ne ho presi tipo tutte le scatole che c'erano, le ho prese perché, cioè, non li trovo mai. Poi noi al Lidl non è che ci andiamo spesso perché non ce l'abbiamo qui vicino, quindi
li ho presi e anche questi sono molto buoni, cocco e uvetta. Questi sono vegani con l'avena. Poi queste molto buone, non credevo. Ora qui c'è scritto affettato, ma è tipo formaggio, diciamo, al basilico, molto molto buono. Questo patè di carciofi è buonissimo perché anche questi non è detto che siano buoni. Invece questo è molto buono, vi lascio magari anche gli ingredienti se vi interessano. Poi, ah sì, di questo non ve l'ho lasciato. Comunque, questi sono gli ingredienti. E dei biscotti, magari vi metto questi al cacao, tanto più o meno sono uguali tutti. Ora non vedo dov'è l'italiano, anche perché io con le goccioline non vedo niente. Eccolo qui. Ok, spero voi vediate. Poi, sempre questo è una garanzia perché è molto buono ed è tipo mozzarella, diciamo, alla consistenza e il gusto più delicato. Infatti vedete che lo mostrano tipo per la pizza. E queste che devo ancora provare, i nuggets non è che fossero un granché di Lidl, quindi queste non lo so come saranno, però appunto le devo provare, le proverò e vi farò sapere. Quando e se mi ricordo. Che fai te, Kobe? Kobe. Bruchi? Mangi l'erba? Sei una pecorina? Andiamo. Volevo concludere questo vlog come promesso nel video scorso, mostrandovi i quadranti per l'Hermès che ho scoperto avere anch'io. Io pensavo che questi quadranti, avendo comprato l'Hermès serie 8, non li avrei mai avuti. In realtà bastava scaricarli. Grande Marti, proprio intelligentissima. Comunque si tratta solo dell'Hermès, cioè quadrante proprio Hermès classico, ma vi volevo far vedere i colori che ho trovato. Quindi c'è questo che è Cré Rose. Questo che è Cré Bleu, scusate il francese, la pronuncia, cioè in teoria dovrebbe andare bene perché l'ho studiato per tanti anni, però se non va bene, perdonatemi. Ora non so quanto si veda dalla videocamera, comunque sono bellissimi. Poi ci sono anche tutti questi spettacolari, quindi questo blu e arancio, che con questo cinturino non ci incastra niente, però è sempre molto bello. Questo rosa e bordeaux, questo capucine rose, mi urtano un po' i, come si chiamano, i numeri gialli, però vabbè, e questo che si chiama lancette rouge, che praticamente è tutto nero ma solo le lancette rosse, sarà bellissimo metterlo sotto Natale. Comunque dovrei avere aggiunto, sì, tutti i colori, ma veramente i più belli sono questi due che io cercavo da tantissimo, non pensavo di averli, invece ci sono. Quindi con questo concludo questo video, così lo edito e lo carico. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video o lunedì prossimo con un nuovo vlog. Ciao!